Ciao ragazzi, buongiorno a tutti da Angioletto e dalla Ciclo Officina Pedala Come Mani. Mi sono fatto un regalo. Sì, mi sono fatto un regalo, anche perché erano 4-5 anni che c'avevo il Garmin 520. Tante volte sono rimasto pure per strada di batteria e perciò mi sono fatto un regalo. E qual è questo regalo? Lo volete sapere, brutti piccioni. Ragazzi, sono molto più serio, di così. Chi non mi conosce dice, ma questo c'ha una ciclofficina, ma questo è scemo, vi preoccupate. Allora, a parte scherzi, ragazzi, mi sono fatto un regaletto e passo dal Garmin 520 al Garmin 530. Sia ben chiaro che se cercate una recensione fatta bene, specifica, cambiate canale, perché io vi racconto quello che sono le mie, come dire, le mie sensazioni di quello che trovo meglio del 530 a differenza del 520. Se poi dobbiamo andare nello specifico, cercate un canale tech e là vedranno tutte le cose specifiche. Io cerco di da recensire quello che mi dà, la sensazione che mi dà il dispositivo mentre lo utilizzo, perciò è una recensione da ciclista amante delle discese, dei boschi, delle montagne, da allenamento sui rettilinei, queste cose così, insomma, è il classico. Pertanto, se vi interessa questo, poggiate le chiappette sul divano e seguite un attimo quello che vi racconto, insomma, cioè, 10 minuti. No. Allora, partiamo dal presupposto che questo è il Garmin 530 Edge. Partiamo dal presupposto che la bellezza del dispositivo c'è ed è palese, insomma, non c'è veramente nulla da dire. Fatto bene, si tocca bene. Forse io non voglio metterci cover, niente, un po' scivoloso tra le mani, tende molto a scivolare, a differenza del Garmin 520 che, anche se non avevo niente, era un po' era meno scivoloso. Poi io, appena paranoia mia, ci ho messo la cover, però sinceramente a lunga stanca, perciò questo lo lascio così. Allora andiamo ad accenderlo e cercherò di farvi vedere, per quello che è il mio limite, le nuove funzioni, come tutte le sue caratteristiche più importanti per noi che andiamo in bicicletta. Diciamo che questo 530 mi dà la sensazione di essere un dispositivo molto specifico per le mountain bike e le gravel, perché anche se non si precaricano, scusatemi, anche se non vengono precaricati i percorsi, da delle avvertenze in automatico, non mi chiedete come fa. Per esempio, non so, io da casa mia arrivo in ciclofficina, passo due rotatorie e lui mi avverte 100 metri prima che c'è un pericolo di incrocio, di stare attento o di salire sul marciapiede. Poi sono andato a farmi un paio di giri dentro ai sentieri di Villada, lui ugualmente mi ha dato delle avvertenze che, ripeto, non so come possa fare, insomma. Allora, abbiamo i classici bottoni, cambio inquadratura, abbiamo qui i classici bottoni, accendimento e spingimento, poi slot su, si entra nelle impostazioni della batteria ragazzi, che è una cosa incredibile, e poi qui abbiamo il telefono connesso e tutti i widget e tutti i sensori che vengono, se fate il passaggio dal Garmin 520 al Garmin 530, i sensori vengono riconosciuti in automatico. La batteria ha diverse modalità, potete scegliere voi la modalità di illuminazione, retroilluminazione, oppure potete mettere automatico come ho messo io. Considerate che ho fatto la prova e l'ho lasciata 4 giorni acceso, ho consumato il 35% di batteria. C'è una batteria infinita. Io penso che mettendoci il sensore di velocità, sensore di cadenza, tutti i sensori attaccati, ci si fanno tranquillamente 3 giri da 60 km l'uno. Occhio e croce. Andiamo avanti. Una nuova funzionalità del suo 530 che potete, se premete il tasto qui sulla destra, entrate direttamente sulle interfacce
di quello dell'interfaccia praticamente della partenza delle pagine che avete scelto, no? Dei profili. Io ho il profilo bike, indoor, e un altro, questo qua l'ho dovuto togliere perché non era il mio. E profilo e bike, praticamente vado a cliccarci dentro e qua mi dà veramente tanta roba. Io ci ho messo, scusate, ci ho messo 9 paginette, ci sono, possono metterne fino a 10. Una cosa molto bella di questo dispositivo è che se precaricate un vostro percorso, appena arriverà la salita, lui praticamente vi avverte prima e vi dirà i battiti cardiaci massimi che dovete raggiungere, quanto durerà la salita, quando sta per finire, quando state andando, vi farà proprio in automatico, senza, non c'è bisogno che voi lo mettete qui oppure che attivate qualche funzione particolare. Lui in automatico da questa prima pagina che voi avete magari mentre pedalate, lui in automatico vi metterà un grafico a colori e vi dirà quanta salita manca, a che punto siete e la fine, e la percentuale di salita. Ed è veramente una figata sta cosa, ragazzi. Questa cosa però funziona in automatico e solo ed esclusivamente se precaricate un percorso, lo portate da Wikiloc, lo mandate sul dispositivo oppure tramite GPX i file li mandate direttamente nel dispositivo. Ed è veramente un'impostazione che mi piace veramente tanto. Forse per questa cosa vale la pena comprarsi già sto Garmin, ho detto tutto, è veramente spettacolare. Poi ragazzi, come il 5.20, se premiamo il tasto sotto, qui praticamente abbiamo tutta l'interfaccia classica. Con il tasto destro schiacciamo e facciamo tutte le modifiche del percorso. Vedete? Impostazioni, levaggio, inizio. Vedete? Finisce così. Poi torniamo indietro. Lì, su questa faccia noi possiamo continuare a girare e a trovare il nostro percorso. Così lo andiamo a riprendere, facciamo salvaguardia, andiamo ad eliminare. Perfetto. Allora, altra cosa, qui poi andando nelle impostazioni, scendendo sotto abbiamo gli allenamenti che abbiamo fatto. Qui è uguale al Garmin 520 occhio e croce, la navigazione, la cronologia. Ah, una cosa molto molto bella che trovate in questa, quando andrete ad impostare questo navigatore. Allora, vi parlo di faccia. La cosa bella è che quando andrete a impostare sull'applicazione del telefonino questo 530, andrete a mettere anche il vostro wifi. Sì, esatto, perché ogni volta che andate a casa e attaccate il telefono, prendete il wifi. Se dovete fare degli aggiornamenti o qualsiasi altro tipo di download, lo potrete fare automaticamente con il wifi di casa e l'applicazione del telefonino. Quello che non si poteva fare col 520, toccava attaccarlo al computer, tutto quanto, ed era un processo abbastanza lungo. Questo fa tutto da solo. Devo dire che sì, è figo. Diciamo che è figo perché uno ce l'ha, lo utilizza e fai i download senza dover accendere la PC oppure fa gli aggiornamenti del dispositivo senza dover necessità di un PC o dover attaccare il PC e fa gli aggiornamenti. Per il resto, altre novità all'allarme della bicicletta. Se rimane attaccato è acceso praticamente se qualcuno va a prendere un caffè, ad esempio, se qualcuno tocca la bicicletta, vi verrà l'allarme e il suono sopra il vostro dispositivo, sopra il vostro smartphone. L'allarme è abbastanza forte, però io sta cosa l'ho torta perché tanto sinceramente la trovo utile. No, assolutamente non la trovo utile. Quello che trovo utile, vale la pena passare da 5.20 a 5.30? Sì, per me vale la pena. Per me vale la pena perché mi è capitato spesso di mettere, prima di partire, la posizione di dove partivo, fare il giro per ritornare qua alla posizione, magari se succede qualcosa. Una volta che mi è servito ho trovato il Garmin 520 scarico. Boh, sarà una cavolata, sarà una stupidaggine,
però io ho trovato scarico. Quando mio figlio si è fatto male all'occhio, lo ricordate? Non mi ricordavo che stavo con la macchina. Voglio dire. Poi alla fine una batteria che ti dà la tranquillità di averla a disposizione, che sai che vai a fare un giro di 30 km. Se il giro di 30 km è fatto da diverse insidie, tu sai di avere una batteria che sul tuo dispositivo che è utile, come la batteria del cellulare. La batteria del cellulare per me deve essere una batteria che qualsiasi cosa deve rimanere in carica, attiva e senza avere il rischio che si possa scaricare, insomma. Comunque, il passaggio dal 520 al 530, se ci avete i soldi e se volete fare un regalo, fatelo, perché la differenza è veramente abissale, sia a livelli visivi, sia a livelli di impostazioni, sia perché ha delle funzionalità che sono veramente top. Io con questo vi saluto e ci vediamo con i video in officina di meccanica, va bene? Ciao a tutti ragazzi, a presto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi, è gratis e a me mi aiutate, e dai, fate questo sforzo. Ciao, aspetto sul canale. Ciao 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 ciao.